guapa, guapissima, baila. Ole, ole. Ridere, ridere, sorridere, sorridere Roberta. Anzi, sai che facciamo? Siccome c'è Corrado che è qui sotto, che ha trasmesso fino a pochi minuti fa qui sotto a un altro studio di Pietrolada, è sempre così carino con noi, ci fa sempre presentazioni spiritose e strane. Vogliamo salutarlo, dato che non abbiamo contatto materiale, lo salutiamo con un applauso qui dallo studio 3 di Pietrolada. Ciao Corrado, siamo un po' nella stessa barca. Non ho capito, guapa vuol dire bella, guarda, molti domandavano cosa voleva dire guapa, vuol dire bella, questa è una cosa che molti sono domandati. Dopo questo preambolo passiamo subito a un personaggio che è già pronto nel nostro teatrino, un personaggio che abbiamo acchiappato proprio all'ultimo momento perché era di passaggio, è molto popolare da pochissimi giorni, o perlomeno molto popolare da pochi giorni, si chiama Rino Gaetano. Ciao, ciao. Non eri popolare, però insomma dopo Sanremo, sai che Sanremo, Sì. Poi la canzone era fortissima, devo sempre dire. Sempre seguito Sanremo. Sì, poi d'accordo, Mattia Bazar era già un gruppo stabilito. Questa bravissimi, lo sappiamo tutti, la ragazza Oxa è uscita fuori perché era un personaggio diverso, la divertente, valigia, il punk, Ital Punk. Era una panchina pure lei. Una panchina, già detto. Mentre Rino Gaetano è uscito fuori con la canzone, questa Gianna. Molto carini quei ragazzi che facevano le mosse così. Ti piace? No, mi piace, figurati. Se no non ti avremmo neppure invitato, tra l'altro. Senti, non ho pagato. No, credo di no, poi vediamo. Senti, no, invece volevo dire, questo testo della tua canzone è un testo diverso, diciamo. È un testo che forse non vuol dire niente. Però ha funzionato. Come no? Un gioco non senso di distruzione del testo. La distruzione del testo la faceva Majakovskij, Ionesco. Sì, io eviterei queste citazioni così imponenti, forse, perché Ionesco, Majakovskij. Allora lasciamolo un po' sull'ambito del tartufo, l'ufo. In fondo il tartufo è un ufo, peggio dell'ufo. Sì, perché fa rima. L'hai messo tartufo perché faceva rimo con ufo, o viceversa. No, dai, perché diciamo non si trova, è un ufo terrestre. Sì, sì. Senti, no, io volevo dire, secondo te questo nuovo filone, se sarà un filone, cioè della canzone nonsense, la canzone che non vuol dire niente, potrà soppiantare i vari filoni fino adesso? No, assolutamente no, perché è un altro spicchio di pubblico, un altro spicchio di modo di fare le canzoni, un'altra fetta della torta, quindi credo che non invado nessuno. No, però la canzone, diciamo, politica, si chiamava I cantautori politici, forse sono un po' in ribasso, probabilmente, non lo so. Ma forse perché la politica che è in ribasso. No, questo è duro dire, affermare una cosa del genere. Poi c'è stata la canzone normale d'amore che ci sarà sempre, credo, nel mondo. Sì, ma secondo me tutte queste cose qui possono coesistere una con l'altro senza darsi fastidio e senza che una sopprima l'altra. Secondo te non è che verranno tutti i cantautori nuovi, che tutti con parole stranissime, surrealiste, tutti come le tue, tartufo, con tartufo, useranno altre cose, pomodori. Vabbè, comunque la canzone è molto carina, complimenti, auguri, so che va fortissimo. Beh, speriamo bene. Ciao, Rino Gaetano. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore.
Benissimo, Rino Gaetano con Gianna, molto divertente questa canzone. E passiamo a... Ragazzi, non si può... Vi è piaciuta proprio? Che facciamo? Gaetano! Vieni, avanti, vieni. Benissimo, ti sei impigliato il cavo, vedi, si impiglia sempre il cavo in tutte le migliori trasmissioni. Ciao. Ciao. Ciao, dunque questa signorina si chiama Michelle, è vero? Non parla italiano, è di Filadelfia, era un ex modella di indossatrice, è vero? Ex Miss Filadelfia, oppure anche ancora Miss Filadelfia, e adesso canta. Disco music, all right? Yes. È la solita tragedia, come parliamo? Inglese poi non si capisce, italiano non si capisce, tu non capisci tu, quindi che parliamo? Niente, silenzio di dopo. Well, in other way, you are a disco music singer, right? Yes, from, yes. Philadelphia. Yes. Dopo ridico tutto, dopo ridico tutto. And now the European disco music is very strong all over the world. Yes, right? It is. And now the American disco music is coming to Europe. Ora vado a tradurre, perché quello che ho detto io perlomeno l'avrò capito. Dico, la disco music, cioè la musica da discoteca americana, ha invaso il mondo per molti anni. Ora è il momento dell'Europa. Voi sapete Donna Summer, poi chi altro? Silver Convention, who else? Serrone, and then Moroder, all this Munich sound. Yes. Ha invaso l'America. La prima volta che l'Europa vende musica da ballo in America. La signorina Michelle è americana, però è venuta in Europa a imparare, diciamo, il mestiere. Sembra che sia così, poi ti dico tutto dopo, tanto sono tutte cose che non capisci. E a cantarci Magic Love, è vero, questa è la tua canzone, Magic Love, yes. È vero o no? Mm-hmm. Tu dici sì, gli sei yes. Yes. Ecco, siamo sì, a posto. Sì, sì. Magic song.
Brava. Bene, Michel, Magic Club. Veniamo al nostro mercatino. Mercatino dei 45 giri questa volta. Questa volta sì. Sì, naturalmente questa nostra è una hit parade casareccia, proprio fatta in casa, cioè non è che abbiamo le classifiche perfette, statistiche. No, inventate, però no, diciamo inventate, che si, no. Si basano certo, sul successo così, del momento, i dischi più richiesti, si sa orecchio, si sa subito che per esempio l'ultimo disco dei Mattia Bazar. Dei Mattia Bazar, eccoli qua. Di Sanremo, figurati se non è un disco tra i più richiesti, certamente. Già, vincitore di Sanremo. Già erano primi in classifica con Solo Tu. Figurati. Vogliamo dire come si chiama questo pezzo? Sì, sì. Diciamolo, sì, è Dirsi Ciao. Ma io e Mattia Bazar l'abbiamo già detto prima con Rino Gaetano, non è che sono che è un complesso nuovo, quindi già si sapeva del loro sì, successo. Mentre invece, per esempio, non so, si sa. Grace Jones è uscita un po' fuori dal festival con quella sua canzone La Via Rosa. Che adesso facciamo subito sentire. Bella. Grace Jones. L'altro personaggio, l'abbiamo già fatto vedere prima, è Rino Gaetano. Per dovere di cronaca lo citiamo insieme a Anna Oxa, la punk italiana, che facciamo subito sentire con un'emozione da poco. Prossima ospite di Disco Ring, Anna Oxa. Anche questo. Ancora una donna, sempre di Sanremo, Asha Putley. Con The Devil is Loose, cioè il diavolo è sciolto, è libero. Pensa tu questo diavolo. Pensa te che può fare. Già quanto è legato il diavolo fa. Fa cosa da pazzi, pensa tu, il diavolo sciolto. Brava. Altra donna, altro regalo, Donna Summer con Once Upon a Time. Ultimo brano di Donna Summer, anche questo grande successo. Le donne stanno spopolando, meno male. Meno male che tra i dischi più richiesti c'è un uomo, è il Pasador con i pupazzi, con la sigla di Non Stop, molto carina, speriamo di avere qua, anzi se ci ascolta. Sai che la trasmissione omonima verrà premiata a Monte Carlo per il grande successo che ha avuto? Non lo sapevo. Un altro molto richiesto è Demi Rousseau. Con E così sia. Qui facciamo dei passaggi velocissimi. Ci chiamiamo, no? Beh. Un'altra ospite futura, nel prossimo futuro di Disco Ring è Claudia Berri. Eccolo, per farla vedere. Con Take It Easy, altro disco tra i più richiesti. Senti, il prossimo disco lo voglio lanciare io, Gianni. Come lanciare, no, così? Questa soddisfazione. Lancia, poi rifai, poi lanciare così. Poi voglio lanciare. Da qua. Beh, soddisfazione. Dice, è difficile lanciare i dischi, non ci vuol dire. Santana, ancora tra i più richiesti. Santana, Flor di Luna. Tra i primi in classifica, ormai è un successo stabilitissimo. No, facciamo, caduto tutto qui. Copertina di Santana. Allora, su questo disco di Santana noi chiudiamo questo mercatino casalino, così una specie di volo d'uccello tra i dischi più richiesti della settimana. Della settimana. Va bene? Benissimo. Eccolo. Va bene, adesso abbiamo la nostra sorpresa della settimana, che si chiama semplicemente
Patti Pravo. Bellissima, sempre più bella, sempre più fotogenica, affascinantissima. Sì, l'unico che... appunto, scusa, l'unico appunto, se posso farlo, anche un qualche chilo in più, è vero? In più? Qualche chilo in più, sì. Sto facendo la dieta strettissima, tra l'altro. Stai facendo la dieta strettissima. Sto soffrendo da morire perché ho bisogno di 10 kg in meno. Ah, 10 kg in meno, vuoi ancora dimagrire 10 kg in meno? Tu stai tenendo la pancetta in dentro, credo, per avere il paragone. Tu non hai questi problemi. No, 10 kg, perché vuoi dimagrire altri 10 kg? Inquadratemi, per favore, cioè guarda. Sì. Fa abbastanza bene, buon compagno. Sì, no, ho capito, ma dico, ma perché devi dimagrire altri 10 kg? È perché così vado per i cavoli miei. Ah. Così scompaio e... Ecco, perché credo che con 10 kg in meno, Patti Pravo... Sì, non ho più peso. Ecco, senti, hai cambiato casa discografica, ancora tu passi da una casa questo discografica all'altra. Questo sarebbe legata alla scomparizione. No, nel senso che tu vai da una casa discografica all'altra, le provi tutte. Come io ci provo, te? Ci provo. Giri, poi torno dalla mamma, ci provo sempre. Torno dalla mamma, sempre biondissima, bellissima. La canzone come si chiama, scusa? Pensiero stupendo per te, naturalmente. Prego? Ho cominciato con Ragazzo triste... Ah, ecco. Facciamo un pensiero stupendo per buon compagni. Beh. Un applauso, ragazzi. No, mi sembrate un po' sonnati. No, sì, beh, sai, perché sono affascinati da questa tua magrezza, da questa tua bellezza. Mi sembra un giornalista. Vero? Mi sembra un giornalista, fa anche il giornalista. Sì. No, diciamo il titolo della canzone. Te l'ho già detto. Bene, no, ma bene, più chiaro. Bene. Sì, io direi più vicino al microfono, un annuncio al microfono. Patti Pravo canterà. Allora mi metto anche in posa. Sì, in posa. A questo punto. Perfetto. Pensiero stupendo. Allora, pensiero stupendo. E tu, e noi, e lei, tra noi, vorrei, non so, che lei, no, le mani, le sue, pensiero stupendo. Nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei, e lei adesso sa che vorrei, le mani, le sue, o prima o poi, poteva accadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Lei, fra noi, vorrei, e lei adesso sa che vorrei, le mani, le sue, e poi un'altra volta noi due, vorrei per amore.
strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire, ah, o prima o poi. Molto brava, molto brava Patti Pravo, molto brava. Mi stanno chiamando, scusate, sì? Ah, già arrivato. Vado subito. È un'efficienza di Disco Ring spaventosa. Sapete chi c'è qua dietro? Appena citato quando facevamo il mercatino, El Pasador e Sipario, El Pasador. Grazie. Ciao. L'efficienza è... visto? No, visto. Spaventosa veramente. Beh. Paolo Zavallone, detto il El Pasador. Ecco. È da anni che batti il Madonna, chiodo, eh? Posteri. Tanti anni, giovanissimo però, eh? Insomma. Mi ricordo il 1912. No, 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 ho sbagliato, no, no. Esagerato. Eravamo là? No, eravamo là, sì, no. Ma invece... Oh, ma come, già? Stai calmo. Accidenti, guarda che carino questo. Verino, gentilissimo. Che carino. Ma accidenti. Dunque, Paolo Zavallone, El Pasador, ha avuto quella sua, il suo momento magico in, nella trasmissione Non Stop, tra l'altro... una trasmissione molto fortunata, carina, divertente, sì, abbastanza, con questi personaggi, però sono Susi, aggressivi, oh, che è una cosa, Susi, vieni qua, buona, Susi. Susi, vabbè, Clore, guarda Susi, ecco, buoni ragazzi, per favore, dicevamo, state tranquilli, un momento, dicevamo, dico, questa sigla di Non Stop era molto carina, scusa Susi, dispiace di stare, stiamo parlando col tuo, è geloso, col tuo papà, è geloso, perché, no? È mia moglie.